Un'altra stagione che sta per iniziare per la formazione maschile anche della Como Nuoto. Capitano Pellegatta, allora intanto presentaci un po' la squadra, c'è anche uno straniero. Quali sono le ambizioni? Partite ai primi di novembre. Sì, allora buonasera a tutti, questa dietro di me è la nuova squadra dell'anno. Vi state allenando qui intanto alla vostra sede, come no? Fino a che ci sarà la possibilità, come che il clima sarà... Sì, di solito è fine ottobre, inizio novembre. Squadra giovane, sono andati via tre ragazzi, sono arrivati altri due, uno è Pietro Bini, classe 2003, proveniente dal Quinto, che è venuto qua per studiare. L'altro, come hai detto tu, è un ragazzo straniero di Solnok, si chiama Eric Zabo, che ha 27 anni, l'anno scorso ha fatto molto bene nel girone sud, sempre via 2, quindi è venuto qua a darci una mano. Quali sono le ambizioni? Con quali speranze si riparte quest'anno, Jacopo? Ma innanzitutto crescere e migliorarsi, come dico tutti gli anni oramai. Partiamo ovviamente con l'obiettivo minimo, che è la salvezza. Restare in A2. Restare in A2 e poi quello che viene sicuro non lo schifiamo, anzi cercheremo di prenderci tutto quello che ci meritiamo. Sarà un campionato ancora fuori da Como, questo lo sappiamo già, la piscina non c'è, dove si gioca quest'anno? Quest'anno giocheremo a Busto, l'anno scorso abbiamo giocato a Monza, quest'anno giocheremo a Busto. Come le ragazze? Come le ragazze, più o meno la stessa distanza, quindi cambierà poco niente rispetto all'anno scorso. Però insomma non è come giocare in campo. Non è qua, però tendiamo fiduciosi. La motivazione c'è sempre, Jacopo, dopo tanti anni? Certo che c'è sempre. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie, Jacopo.